I vecchi e i giovani. Problema serio. I vecchi e i giovani in Molise, dico. Anche perché la popolazione di mezzo sembra non esista. È apparenza, dovuta al fatto che se andate in un piccolo paese molisano, in piazza, ai tavolini del bar troverete i vecchi e i giovani. Spesso insieme, che magari si fanno la passatella, che è un gioco con le carte. Chi vince prende una birra. Un'avvertenza, i vecchi, anche se vi sembrano un po' fuori di testa, sono ottimi giocatori di carte. E non solo briscola o 3-7, ma anche poker. Non ci provate a sfidarli. Fatto sta che se la sera andate davanti a un bar, ma la serata comincia alle 3 del pomeriggio, potete vedere i vecchi che si fanno la passatella. Qualche volta con i giovani. Fumo e birra. Adesso, dopo il divieto di fumo, troverete locali con meno fumo e la stessa quantità di birra. In Molise si beve. In classifica, la regione è al primo posto per consumo di alcolici. Ci credo, disse una volta un ristoratore, con tutte le passatelle che vi fate la sera al bar. Ma il ristoratore quasi mi assalì, perché sosteneva che la cultura contadina ha sempre fatto del bere, il buon vino, dicono loro, un momento fondante, conviviale. Ora, adesso, che vogliamo fare? Togliere ai contadini pure il gusto del bere? Qui gli hanno già tolto tutto. La terra non ce l'hanno più. In gran parte il territorio non solo si è spopolato durante gli anni dell'emigrazione, ma è stato pure abbandonato. Sì, perché la terra non si coltiva più. Nessun giovane ha voglia di riprendere la professione del padre o del nonno. Dunque, vivacchiano. Tanto ci sono le pensioni dei nonni e le rimesse di qualche parente emigrato. Tanto ci sono le poste. Ma i vecchi contadini, diceva il ristoratore, non me li dovete toccare. Ma chi ve li tocca? Rispondevo io. Vi ho pregato, non mi toccate i contadini. La tradizione è la tradizione. Quando mai il vino ha fatto male ai contadini? E allora, dicevo io, qual è il problema? I giovani, rispondeva il ristoratore, il modo in cui bevono, solitari, tristi, bevono superalcolici da soli, nella piazza di questi nostri paesi, lungo le strade ondulate, nelle case di campagna. Per questo le statistiche sul consumo degli alcolici ci vedono al primo posto. Colpa dei giovani, sono immobili, peggio dei vecchi, non vogliono far niente, pure sognare gli costa. E se a un giovane gli togli la voglia di sognare? Lo hai ammazzato. Dunque, questa regione non ha speranza. Che esagerazione, dico io. Vi devo dire la verità, è solo apparenza. A volte potete avere anche voi questa impressione. Mancanza di speranza. Insomma, se andate in qualche paese molisano, faccio per dire Pietracupa, che si chiama così non perché è cupa, ma perché è cava? Cupa in greco vuol dire cava. Cioè, il paese è costruito attorno a uno sperone di roccia. Bellissimo. Avete presente le trecime di Lavaredo? Quel tipo di formazione calcarea? Bene, immaginate non tre cime, ma una sola. E in piccolo. Ed ecco Pietracupa. Sotto questo sperone c'è una cripta romana, cava appunto. In questo paese ci sono 255 persone, di cui la maggior parte anziani. Se andate in questo paese, dicevo, e chiedete ai giovani quali sono i loro sogni, vi diranno che vogliono andarsene da qui. Però quasi tutti, mentre faranno questa dichiarazione, volteranno le spalle all'orizzonte. Che qui è bello, verde e arioso, e guarderanno in direzione del bar.
della piazza, della posta. È come se non riuscissero davvero a immaginare una fuga, come se la nostalgia li bloccasse preventivamente. Non hanno davvero la forza per lasciarsi trascinare e trainare dal panorama. La piazza li blocca, la tensione li fa bere. Ma forse, vi dicevo, è solo apparenza. In realtà molti giovani sono così ossessionati dal proprio paese e così desiderosi di dargli un aspetto diverso che lottano come dei folli, visionari romantici, soli contro tutti. Le loro speranze partono dal bar, dalla piazza, e vanno verso l'orizzonte. Vogliono portare il nome del proprio paese fuori dai confini. In questo caso agisce la forza contraria al teorema forno di guarda egregia. Agisce, ma non è detto che vinca. Per capire questo processo dovete andare, per esempio, a Ferrazzano, appena 5 km da Campobasso. È un paese molto bello, quasi disabitato, con un castello piccolo ma compatto. Tutte le case sono costruite con pietre bianche, levigate oppure grezze. Alla luce della luna, Ferrazzano brilla come dotato di luce propria e sembra sollevato da terra. C'è poi una favolosa piazza che dà su una vallata e fa a volte lo stesso effetto di Piazza Unità a Trieste. Quest'ultima dà sul mare, quella di Ferrazzano invece, in alcune serate particolari, su un mare di nebbia. Nel paese ci sono ancora un bazar e un negozio di ortofrutta. In piazza un ristorante che va per la maggiore, Emilio, con molti stemmi e attestati del gambero rosso e affini, nel quale io mi sono trovato male, ma lasciamo stare. Come vi ho detto, non è per cattiveria, ho problemi con le guide. Il paese è bello, ma è obbligatorio percorrerlo a piedi. Dovete lasciare la macchina. Non fate come me, che un giorno, per spirito di avventura, visto che il paese era disabitato, ho deciso di percorrere i vicoletti in macchina. Eravamo io e una mia fidanzata. È stato il momento più difficile della mia vita. Con una grande macchina intrappolato tra i vicoli, senza sapere se era il caso di andare avanti o provare a tornare indietro. Ma man mano che andavamo avanti non potevamo più tornare indietro, con gli spigoli delle case come lame di rasoio. Però ce la feci, con grande sangue freddo e abilità, senza sbattere né graffiare minimamente le portiere. Condussi la macchina in una strada più grande. La mia fidanzata mi disse: «Certo che guidi benissimo». E c'era nei suoi occhi l'orgoglio e anche qualcosa in più, un sentimento di sicurezza. Io, per analogia, l'avrei condotta tra gli stretti vicoli della vita, senza toccare mai gli spigoli, senza cioè sentire quelle dolorose, lancinanti fitte che si provano ogni volta che una parte qualsiasi del nostro corpo sbatte contro qualcosa di acuminato. Eravamo giovani e forti. Io un comandante fiero e lei un secondo pilota orgoglioso di curare la mia fierezza. Dopo posteggiammo la macchina e camminammo separati, tanto la prova ci aveva uniti. Non serviva andare mano nella mano. Dopo nemmeno 2 mesi la mia fidanzata ha cominciato a dirmi: «Certo che non guidi più come una volta, fammi guidare». Ma torniamo a Ferrazzano. Voi non lo sapete, ma Robert De Niro è originario di qui. Non lui, i bisnonni. Per questo un giorno sono andato a Ferrazzano. Insomma, è stato così che l'ho scoperto.
sapevo che in questo paese di 200 anime c'era una certa Maria Assunta Barranello, che aveva organizzato un comitato per il ritorno, con tutti gli onori, di Bob. Mi sono detto, mo a questa ora trovo? Mi hanno suggerito, chiedi in piazza. Nemmeno a farlo apposta, ho chiesto al primo che ho incontrato e subito mi ha portato da Maria Assunta. Solo un grado di separazione, un'altra eccezione alla nostra teoria. Maria Assunta Barranello è un'avvocatessa. Stava lavorando, ma ha lasciato tutto e come prima cosa mi ha fatto vedere il video di De Niro. Il filmato dura 1 minuto e 36 secondi. Bob manda i saluti in italiano, ringrazia e promette che prima o poi si farà vedere a Ferrazzano. La cosa divertente è stata che Maria Assunta ha inserito la cassetta non proprio dall'inizio, così ci siamo persi la parte iniziale, quella più importante, fondamentale, dove De Niro dice al mio Ferrazzano e a tutti i ferrazzanesi. Dunque la madre di Maria Assunta, una signora che fino a quel momento aveva mantenuto la posa della tipica vecchietta di paese, è intervenuta con insistenza dicendo alla figlia: manca la parte iniziale, quella dove lui dice al mio Ferrazzano. Successivamente avrei scoperto che la signora Barranello è colta, eppure battagliera. Siccome conosce bene l'architettura di Ferrazzano e un paio di volte mi ha messo in imbarazzo perché parlava con competenza dello stile romanico, è convinta che alcuni amministratori, che non hanno nemmeno la terza elementare, stiano rovinando tutte le bellezze archeologiche del Molise. O fanno restauri che ci vorrebbero gli schiaffi, o lasciano in stato di totale abbandono chiese e castelli. Però mi aveva molto colpito quella dichiarazione: manca al mio Ferrazzano. Non c'è niente da fare, i molisani sono così orgogliosi dei loro paesi, ma così orgogliosi che spesso finiscono per disprezzare i paesi degli altri. Siamo sempre lì, l'aria di Pietracuba. Ora, questo orgoglio delle proprie radici è la tenera caratteristica e insieme il guaio del Molise. È come se la minuzia ottundesse ogni pensiero collettivo. Perché, in fin dei conti, se tutti sono convinti che il proprio paese è il migliore di tutti, bene, allora perché impegnarsi per fare qualcosa di nuovo? E qui torniamo alla questione forno di Guardia Greve. Pardon, di Guardareggia. O, se vogliamo, la moca per uno di Troisi. Chi tenta di smuovere lo status quo è considerato uno che perde tempo. È la stessa impasse nella quale si è trovata Maria Assunta. Sì, perché dovete sapere che a Ferrazzano, se andate nel bazar a comprare qualcosa, noterete che si chiamano tutti zio e zia. Io ho pure chiesto se fossero tutti parenti e mi hanno guardato come se fossi un cretino. No, è una simpatica usanza, insomma un modo per ribadire l'idea della comunità. Si chiamano tutti zio e zia, però la Barranello per organizzare questo festival un po' se l'è vista brutta. Per spiegare meglio la storia, un passo indietro. Tutto è cominciato qualche tempo fa, d'estate. La Barranello e altri avevano qualche sospetto sull'origine di De Niro, ma prove niente. Fin quando un uomo dall'accento italo-americano si è fermato al bazar di Ferrazzano. Ha detto qualche parola come sausicchio, mulignana, eccetera. E si è capito che era un ferrazzanese emigrato tempo addietro. Ma non era tutto. L'uomo si chiamava Jack De Niro.
che sarebbe il padre? Ho detto io. No, ha risposto la Barranello, è lo zio di Bob. A questo punto, siccome cominciavo a confondermi, la Barranello mi ha descritto tutto l'albero genealogico di De Niro. Si parte ai primi del Novecento, quando due ferrazzanesi, Giovanni De Niro e Angelina Mercuzio, lasciano, uno all'insaputa dell'altra, il paese e si ritrovano con grande reciproca sorpresa in America. Si sposano e danno vita a Enrico Martino De Niro, il quale genera tre figli, Jack De Niro, Joan De Niro e Robert De Niro Senior. Quest'ultimo sposa un irlandese, Ellen O'Ryan, e mettono al mondo il nostro Bob. Ora, grazie all'amicizia con lo zio, si può pensare di contattare Bob. E non è tutto, casualità vuole che un giorno arrivi a Ferrazzano anche il Master Tailor di Hollywood, Domenico Geraci, anche lui, incredibile a dirsi, di origine ferrazzanese, il quale è il sarto ufficiale di Bob. Sì, perché i due, incredibile a dirsi, si sono incontrati sul set e hanno scoperto di avere comuni origini ferrazzanesi. Dunque, incredibile a dirsi, sono diventati amicissimi. Domenico Geraci è il secondo tramite per arrivare a Bob. La Barranello, a questo punto, comincia pure a cercare le prove cartacee della presenza di Giovanni De Niro a Ferrazzano e riesce a trovarle in parrocchia. Adesso, prove alla mano, si può partire con il festival. Una settimana di proiezioni dei migliori film dell'attore. Un modo per dare dignità culturale a un paese che amiamo e che ci fa soffrire, dice sempre la Barranello, in qualunque intervista conceda. Ma l'organizzazione è difficile. All'inizio non si trovano i soldi. Qualche assessore locale comincia pure a fare storie. Insomma, nessuno ci crede e la comunità degli zii e delle zie comincia a pensare che gli organizzatori hanno strane idee in testa. Ma questi testardi riescono a partire e organizzare la prima edizione. Un discreto successo. Dunque, si appellano a una legge regionale per un finanziamento. Ma la disciplina che questa legge promuove recita: si possono avere finanziamenti solo se il bilancio del festival è in passivo. Loro avevano chiuso in attivo. Siccome non è il caso di falsificare il bilancio, si è continuato a fare il festival con i pochi euro che si riescono a racimolare e anno dopo anno si arriva alla quinta edizione, alla quale nella serata inaugurale ho assistito anch'io. Presentavo il film Re per una notte. Una parentesi. La sera prima c'era con me Filippo Laporta, il critico. Aveva davanti a sé un pubblico di 300 persone, nemmeno al Festival di Mantova. Filippo era così contento che in un orecchio mi ha detto: lo vedi che serve la militanza critica? Alla fine la gente legge le riviste come Linea d'Ombra o Lo Straniero. No, non le leggono. Avevano scambiato Filippo Laporta per Gabriele Laporta, la televisione, altro che riviste militanti. Ma tornando a noi, anche la sera del Toro Scatenato c'erano molta gente e autorità. Però alla fine della proiezione ho sentito la moglie di un politico lamentarsi per le scene osè. Ha detto: si è buttato un milione per questa cosa qui. Il fatto è che in Molise i soldi per la cultura vengono in gran parte impiegati per allestire le sagre, d'estate soprattutto. Tartufo, fungo, salsiccia, fagioli, melanzane e frittata. D'estate perché solo allora la regione sembra ripopolarsi. Tornano tutti gli emigrati
Dunque i paesi si accendono di luminarie e suonano le bande musicali. C'è aria di festa, ma è una festa malinconica, quella malinconia che dà l'eccesso, eccesso di segni. Gli emigrati li riconosci subito, oro pesante al collo o al braccio e discorsi su Mussolini. Dal Molise, nell'arco di 100 anni, se ne sono andate 1 milione di persone. Come dicevo, ci sono comunità molisane dappertutto. A Roma, per esempio, la maggior parte dei tassisti è di origine molisana. In particolare vengono da Salcito, quel paese in cui, secondo il vecchietto di Pietracupa, l'aria non è così buona. Andarci in estate significa vedere un paese pieno di taxi. Per fortuna ci sono le poste che accolgono le rimesse degli emigrati e poi le pensioni dei nonni, risparmi che costituiscono una buona parte del reddito dei molisani. Solo che questa immensa quantità di denari non è servita a riorganizzare al meglio la regione, è servita solo a rifarsi la casa. Per questo Campobasso è piena di ferramenta. Per essere precisi, oreficerie e ferramenta. L'oro è il simbolo di unione con gli emigrati. A loro volta le ditte edili sono tantissime e sono impegnate a rifare le vecchie case. C'è però, per la verità, un altro uso del ferro, le ringhiere dei balconi. Soprattutto a Campobasso queste ringhiere sono molto particolari. Se, come me, non siete viaggiatori da trolley e dunque non guardate avanti perché vi importa poco raggiungere il traguardo, allora alzate gli occhi verso i balconi di Campobasso. Sono uno diverso dall'altro. Le ringhiere si flettono, si arrotolano su se stesse, si intrecciano, una vera arte della ringhiera. Ma tornando a noi, a volte queste case molisane ospitano bellissime e antiche biblioteche, un patrimonio inestimabile di libri. Ebbene, siccome le librerie spesso ingombrano, allora si svendono i libri, un patrimonio che se ne va per sempre. Del resto il Molise è la regione dove si vendono meno libri e giornali, dove ci sono solo 2 vere librerie, 2 librerie in tutta la regione. Me lo spiegava Michele Paparella, ex proprietario di una di queste librerie, che dopo 20 anni di tentativi per portare i libri in mezzo ai molisani ha ceduto. La libreria è passata al nipote, che ha ristrutturato, ha dato più spazio alla cancelleria e ha acquistato un sacco di testi in uso agli avvocati. Siccome Campobasso è piena di avvocati, almeno la rendita mensile è garantita. C'è il direttore della biblioteca che non ci può pensare. Ogni volta che mi incontra mi dice: il Molise non era così. Nell'Ottocento tutti questi paesi erano attivi e sani. C'erano addirittura paesi che avevano 2 giornali. C'erano molte biblioteche e un pubblico che ad esse attingeva. Poi, durante il ventennio fascista, tutto è cambiato. L'immigrazione ha fatto il resto. Per questo Maria Assunta Barranello si è fissata con Bob De Niro, per riuscire da questo vecchiume senza cacciare via i vecchi ricordi, ovviamente. Eppure la maledizione del forno di Guardareggia continua a imperversare. Più di tanto non si può andare, diventi un corpo estraneo, bizzarro. Se volete un altro esempio di bizzarria imprenditoriale,
di segno opposto, ma speculare al forno, allora dovete proprio andare a Pietra Cupa, che, come vi dicevo, non vuol dire cupa inteso come aggettivo, anche se vi devo dire la verità, in certe giornate, quando i cumulonimbi si arricciano sopra lo sperone di roccia, oppure quando il maestrale porta le perturbazioni del nord, beh, in quei giorni cupa diventa l'aggettivo adatto. Però, come mi dicevano i pietracupesi, anche questo ha il suo fascino, l'idea di poter guardare le sfumature della natura, le sfumature del bianco e del grigio, non è cosa da poco. Questo vale soprattutto per me, che oggi, alle soglie dei 40 anni, percepisco molto le sfumature. Fatto sta che a Pietra Cupa, paese di 252 persone, di cui 150 anziani, c'è un albergo, il President Hotel, che ha 250 stanze. Praticamente può ospitare più persone di tutto il paese. Un albergo moderno, dice l'ingegnere, come si possono trovare a Londra o New York, però esagera, con i badge magnetici, sale convegni, discoteca incorporata, belle stanze e buona colazione. L'ingegnere di professione fa l'imprenditore ed è convinto, a ragione, che il Molise sia bellissimo. Mi ha fatto pure l'elenco delle bellezze molisane. Abbiamo Sepino, un sito archeologico che fa impallidire Pompei ed Ercolano, tanto bello quanto sconosciuto, tanto da non essere riportato nemmeno nelle guide del touring. Pietrabondante, con l'anfiteatro Sannita, con i caratteristici sedili ergonomici, da cui si deduce che l'ergonomia l'hanno inventata i Sanniti. Frosolone, con l'artigianato dei coltelli esportati in tutto il mondo. Agnone, con le fonderie per la fabbricazione delle campane, uniche fonderie a possedere il brevetto. E poi, sparsi qua e là, ritrovamenti archeologici, alcuni dei quali rivoluzionerebbero gli studi sul Medioevo, eccetera, eccetera. Il nostro ingegnere è uno di quelli che dice sempre eccetera, eccetera. Sono così tante le cose belle che non puoi elencarle tutte. E siccome è convinto che nessuno lo sa, nemmeno i propri concittadini, si è fatto fare delle cartoline pubblicitarie, double face. Un piccolo capolavoro narrativo. Sul davanti c'era l'immagine di un pascolo con su scritto: pascoli scozzesi? No! La giravi e c'era la stessa foto, con la risposta giusta: pascoli molisani. Effettivamente alcuni pascoli molisani sono un vero spettacolo. La leggera ondulazione delle colline già placa lo sguardo. Quando poi la terra è seminata a grano o a segale, oppure a prato misto, medica più loietto, quando le mandrie di cavalli selvaggi galoppano con ritmo e ardore, quando bellissime mucche brune, alpine e frisone bastarde, con la pelle luccicante, in buona salute per via dell'aria fresca e della ginnastica fra le rocce, con delle mammelle piene di latte, quando queste vacche, dicevo, vi passano accanto alla macchina, indifferenti a tutti, pure alla storia, dimentiche di tutto, anche di loro stesse, un cinico come me diventa sentimentale. Oppure, altra cartolina, double face, dell'imprenditore. Piste da sci con la scritta: Courmayeur? No! La giravi e c'era scritto: Capra Cotta! Ma non basta. Oltre al fatto che il Molise è bello, c'è da aggiungere il fatto non secondario che qui si vive benissimo. Qua c'è ancora il senso della comunità. Gli anziani sono
accuditi e rispettati, mica come a Roma. E mi guardava assorto, che se muore un vecchio in un appartamento, dicevo, a Roma, lo ritrovano dopo un mese. I vecchi e i giovani, quindi, i giovani che bevono e non hanno sogni, e i vecchi che, sì, invecchiano bene, ma rinnovano anno dopo anno quest'area di malinconia. I giovani che si dice accudiscano i vecchi, li rispettano soprattutto perché hanno bisogno di loro, delle loro pensioni, dei risparmi accumulati nei libretti postali, dei legami di parentela che hanno con fratelli e cugini emigrati, i quali dunque fanno arrivare metodicamente le rimesse. Però il nostro imprenditore apparteneva a quella formazione di neoromantici molisani che cercano e compiono gesti imprenditoriali che rompono il modello del forno di Guardiareggia, un po' come Maria Assunta Barranello con la sua fissazione per Bob De Niro, e al mio Ferrazzano e a tutti i ferrazzanesi, un po' come tanti altri molisani, sono quel genere di persone che sognano di continuo che non solo il loro paese cresca, ma che attraverso questo esempio di crescita tutto il Molise avanzi verso nuovi orizzonti. Per questo lui ha creato il President Hotel di Pietracupa, 250 stanze in un paese che ha 252 abitanti, di cui 150 anziani, eccetera eccetera. Vuole dare il buon esempio a tutti e cedere anche lui nei segni, sperare nell'eco, contaminare con il suo modello tutti gli altri paesi. Non c'è altra scelta, altrimenti resta solo il forno di Guardiareggia. A un certo punto, mentre parlavamo di sogni, lui, per dimostrarmi di essere sì un romantico, ma con venature illuministe, mi ha detto: lo sa quanti miliardi di vecchie lire perde il Molise ogni anno? Vi devo dire la verità, non è per cattiveria, ma questa questione delle vecchie lire mi dà parecchio fastidio. Rientra nella tradizione italiana di non credere per niente ai cambiamenti, o meglio, di non saperli valutare. Non possiamo lamentarci della Lega o delle proposte di rimettere in circolazione la lira, se poi chiunque traduce gli euro in vecchie lire, appunto. Così ho rifatto la domanda all'imprenditore: mi dica, quanti euro si perdono? Si perdono 750 miliardi di vecchie lire. Ho capito che era inutile insistere sugli euro, la mia era appunto una fissazione solitaria. Così ho ascoltato il rumore della calcolatrice. Il nostro imprenditore, essendo un romantico sui generis, si affidava parecchio ai numeri illuministici. Ha cominciato dunque a battere sui tasti, come un vecchio ragioniere ministeriale, di quelli che si applicano di continuo ai conti, in questo caso solo un paio di esitazioni, dovute però al fatto che una dipendente dell'albergo entrava nella stanza per chiedergli dei consigli. Tutti gli alberghi, mi diceva, mantengono la ricettività al 20%, dati alla mano, sia nei paesi sia a Termoli, luogo di mare, la ricettività è bassa. Questo significava, in soldoni, 250 miliardi di vecchie lire. A questo andava aggiunto tutto il mancato indotto, cioè ristoranti, trasporti, cinema, eccetera eccetera. Insomma, adesso non ricordo i singoli passaggi, ma è veramente uscito dalla calcolatrice questo numero, 750 miliardi di vecchie lire. Non è per cattiveria, ma è la verità. Le strutture alberghiere sono un po' la buona, quelle che ci sono, poche, sembrano, per come sono fatte, avulse dal contesto. Meglio andare negli agriturismi, ma solo se vi piace la campagna, solo se vi piace svegliarvi
al canto del gallo alle 6 del mattino, se vi piace fare colazione all'aperto con biscotti fatti in casa e la marmellata ancora calda. E poi il nostro imprenditore ha continuato: non ci sono strade, bisogna costruire grandi opere. Alle parole grandi opere, all'immagine dell'imprenditore si è sovrapposta quella di Berlusconi. Però, chissà, dapprima ho pensato, non è detto che non abbia ragione. Il nostro imprenditore, dico, non Berlusconi, forse i numeri gli danno ragione, sempre all'imprenditore. Il Molise non cresce, perde 750 miliardi di vecchie lire all'anno, qualcosa bisogna pur fare. Per un po', uscendo dal President Hotel di Pietracupa, mi sono guardato intorno. Effettivamente, quattro persone al bar che chiedono la birra, due persone al bazar che non comprano niente perché sono troppo impegnate a chiacchierare con lo zio e la zia. Eppure, dopo, tornando a casa, sui monti del Matese, il mio egoismo si è fatto sentire. L'idea di condividere il Molise con tutte quelle persone capaci di azzerare il deficit negativo, quell'idea non mi convinceva. Come in un delirio futurista alla Fritz Lang, ho visto davanti a me, davanti a quella strada vuota e tranquilla che percorrevo lentamente, migliaia di persone in auto che sfruttavano le grandi opere autostradali e andavano su e giù per i paesi molisani. Paesi adesso così tranquilli e in fondo ben curati, con tutti quei vasi di gerani e balconi intonatissimi con il cielo e con il panorama. Migliaia di persone all'anno che percorrono quei vicoli sempre così felicemente, fuori squadro, che guardano le ringhiere di Campobasso o i portici di pietra di Agnone, o si siedono con i panini in mano e la birra sui gradoni dell'anfiteatro Sannita di Pietrabondante. Persone che percorrono paesi dove le comodissime sedie impagliate hanno l'orma del culone delle nonne e dimostrano così quelle sedie, in una sola battuta, che l'ergonomia è strettamente legata all'uso e alla funzione, non certo alla bellezza del design. Dimostrazione tanto fondamentale quanto ignorata. Vedere tutta questa calma trasformata in frenesia è una cosa insopportabile. Immagino già i viaggiatori professionisti che con i loro trolley entrano ed escono dal President Hotel di Pietracupa, azzerando sì il deficit, ma impedendomi di continuare a viaggiare in Molise. Cioè, meglio a non viaggiare affatto in Molise, perché sono troppo perso nelle sue strade ondulate, nelle pause fatte davanti al bar, ad occhi chiusi, con il vento che soffia leggero e mi scompiglia solo un po' i capelli. O magari a Boiano, sempre al bar, ma nelle sere d'estate, seduto ai tavolini sull'orlo di una piazza rettangolare, circondata da platani, non solo comodamente seduto, ma mezzo incantato a guardare la banda musicale che suona vecchi motivi del melodramma italiano per la gioia degli immigrati che sono tornati qui ad agosto dalle Americhe, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Belgio, Papuasia e da varie parti d'Italia. Guardate tutto questo movimento adagio illuminato dalle luminarie accese con il giusto tono di luce, dimentico delle mie ossessioni, delle caterve di idiosincrasie, delle paure di superare i 40 anni. Pensare insomma che la vita è bella, non sempre si intende, ma solo e proprio in questi momenti accidentali, quando tutto
fa rima con tutto. Il loro grido al collo di un immigrato non stona con il completo frescolana di un vecchio pastore vestito a festa, né i rubicondi visi dei paesani si differenziano troppo dal mio biancore e sangue. Insomma, un olismo fatto in casa, con semplicità, senza supporto teorico della New Age. Così, quando penso a tutte queste cose, non vedo la necessità di ripianare questo deficit di 750 miliardi di vecchie lire, unità di misura che tra l'altro non esiste più. Comincio a temere per il Molise, a vedere i suoi 136 paesi diventare come Gradara, il tipico borgo medievale, così tipico che se lo sostituisci con un modello di cartapesta ottieni lo stesso effetto sui tuoi sensi. Mi sono detto, tornando a casa, sui monti del Matese, 1449 metri sul livello del mare, passando in mezzo a greggi di pecore, sempre attento a capire se c'era la truppa di Linea Verde, ma forse il modello forno di Guardia Reggia non è male. In fondo basta diventare uno che sta in piazza per essere servito bene, uno zio o una zia che non fa niente e che le Maria Assunte Barranello non gradiscono. E nemmeno a farlo apposta, passando vicino all'ormai famoso forno di Guardia Reggia, l'ho trovato aperto. Hai visto? Mi sono detto. Hai visto che ci vuole solo un po' di pazienza per godersi il buon pane fatto in casa? Così ho telefonato a mia moglie, tutto contento, dicendole: ti porto il pane di Guardia Reggia, e pure le pizze, e pure le torte, faccio rifornimento. Non ci credo. Ti dico che è aperto. Prendine un quintale. Di che? Di pane? Di tutto. E sono entrato nel forno. Faceva freddo. Un forno dove fa freddo? Non l'ho mai visto. C'erano due signore sedute sulle sedie impagliate dei contadini. Capito quali? Quelle che lasciano l'orma, dimostrando appunto che l'ergonomia, eccetera, eccetera. Parlavano fra di loro. Buongiorno. Buongiorno. Va bene, i convenevoli sono stati esauditi, ma adesso pensavo nella mia mente, ma sotto sotto diciamo che era un pensiero latente in nuce. Adesso volete alzare il culo da queste comodissime sedie ergonomiche che dimostrano eccetera eccetera e chiedermi se per caso desidero qualcosa? Buongiorno. Buongiorno, ma un po' di pane ce l'avete? No. No, non è per cattiveria, ma l'abbiamo finito stamattina. Devo fare un inciso. I molisani sono molto gentili, d'animo. Dicono spesso questa frase qui: non è per cattiveria. Non vogliono davvero farvi indispettire. La loro è un'affermazione quasi stoica. Questo è quello che abbiamo, non vi prendete collera, ma più di questo non possiamo servirvi. In genere prendo bene questa affermazione, soprattutto perché accompagnata da uno sguardo buono e gentile, un sorriso affabile. Se dovessi usare un'immagine animale, cioè arcaica, sarebbe quella del cane che mostra il collo o la pancia. Non ho intenzione di farvi male. Prendo bene questo genere di affermazione, ma vi devo confessare che questa volta nel forno di Guardia Reggia avevo questo pensiero in nuce che faticava a uscire e che state facendo adesso. Per quale assurdo motivo non accendete questo forno e fate un altro po' di pane? Altrimenti diamo ragione all'imprenditore del President Hotel di Pietracupa, 250 stanze in un paese con 252 persone, di cui 150 anziani. Diamo ragione a lui
e al suo progetto delle grandi opere. Insomma, una terza via ci deve pure essere. Ma invece ho detto: ma a che ora bisogna venire per il pane? Presto, la mattina presto, poi chiudiamo. Non è per cattiveria, mi hanno detto, ma abbiamo la nostra clientela. Voi, per esempio, da dove venite? Da Bocca della Selva, a 16 km da Guardialeggia. Ah, e di chi siete figlio? Ho dovuto ricostruire tutto l'albero genealogico e finalmente hanno capito chi è mio padre. Anche perché molte volte anche lui, come me, se ne sta in piazza a fare chiacchiere. Solo dopo questo riconoscimento mi hanno dato il numero di cellulare del fornaio. Così se avevo bisogno chiamavo un po' prima e mi mettevo d'accordo. Ma come? Ho detto. Non se ne sta in piazza? No, lui fa il fornaio, ma poi lavora anche a Campobasso. Sono uscito dal forno pieno di dubbi. Tra il forno di Guardialeggia e le grandi opere proposte dall'imprenditore non sapevo proprio che scegliere. O solitudine, o turisti richiamati a frotte, come stormi di uccelli. Ho chiamato un mio amico molisano. Qua un modo per uscire da questo impasse ci deve pure essere. I prodotti tipici. È la vera terza via. Per il Molise, dico.